Ciao a tutti, un altro Roby Says. Stavolta parliamo di un film che deve essere un po' intrigante, tipo velluto blu, sotto il vestito niente, qualcosa che abbia a che fare con il thriller e la prostituzione. Si chiama La tomba delle lucciole, una roba super gasante, deve essere... Perché c'è... cos'è questa copertina manga prima di questo trailer violento? Ma manga? Cos'è? Un film sexy erotico thriller manga? Ma no, sembra... No, lo studio Ghibli! Vuttano quelli che fanno la Maserati sono messi a fare anche i manga. Piove. Io quando mi viene Adi mi viene un coccolone nel cuore già subito così. Mi viene già la lacrima facile, sotto Dio. Capolavoro firmato studio Ghibli. Vuttano lo studio Ghibli. Devi resistere. Madonna mia, che amarezza, ma santo Dio, ma voi cosa fate? E dove andate? È ancora da definire. Vuttano, non bastava Candy Candy, santo Dio, non bastava Candy Candy. È andata bruciata, non so più. Tutto bruciato. Madonna, la seconda guerra mondiale, ma che triste. La commovente storia di due fratelli. Facciamo casa nostra qui. Lei è cucciolissima con quel caschettino, ma che sei uno dei tristuzzi. In un evento speciale al cinema. Ha rimasto tre caramelle, ha rimasto. Parvello, lo diciamo, non è, ha rimasto. Gli sono rimaste tre caramelle. La tomba santo delle lucciole. La tomba delle lucciole. Una roba terrificante, santo Prenota Dio. Prenota il tuo biglietto su Anime al cinema. Ma cosa prenoto, santo Dio? Vado in chiesa la mattina, sto male come un cane a vedere questa roba. Heidi mi ha sconvolto la giovinezza, Heidi, Candy Candy, quella roba lì. Ma... La tomba delle lucciole, santo Dio. Ma un po' di solape, paconi, cos'è queste lacrime, queste faccine sorridenti, santo Dio, con la tristezza, con le lacrime.